Guardi, sono soddisfatta dell'incontro con le sigle sindacali, molto soddisfatta, è stato lungo, ma il clima è stato un clima molto costruttivo. Chiaramente noi affrontiamo una situazione che non è facilissima sul piano delle risorse disponibili, ma abbiamo scelto di destinare al rinnovo del comparto sicurezza e difesa una parte consistente delle risorse che abbiamo a disposizione per il pubblico impiego. Io avevo detto che era una priorità, lo è non solo chiaramente perché in alcuni casi parliamo di contratti scaduti da diverso tempo, ma anche perché la capacità che le forze dell'ordine hanno di lavorare nel migliore dei modi si ripercuote sulla sicurezza dei cittadini. Ho trovato una realtà molto consapevole nella capacità di difendere ovviamente i diritti, i bisogni del comparto, ma anche nel comprendere, no, il quadro complessivo nel quale ci muoviamo, come nella capacità di comprendere che stiamo facendo uno sforzo. Lo considero l'inizio di un lavoro e sono stata molto soddisfatta. Ci sono diverse risorse che sono state stanziate, poi abbiamo fatto anche una serie di norme che servono da una parte a intervenire su alcune materie che sono proprie dei temi della sicurezza, dal tema dell'accattonaggio alle occupazioni abusive, piuttosto che insomma, diversi altri, e abbiamo fatto del nostro meglio per colmare alcune lacune, anche per consentire alle forze dell'ordine di essere maggiormente tutelate anche nella dignità del lavoro che fanno. Perché credo che questo sia molto importante per persone che difendono la nostra sicurezza, capire e sapere che lo Stato riconosce il valore di quello che stanno facendo, spesso in condizioni non facilissime. Mi sento piaciuta per le infrazioni. Non vi capisco se mi fate andare.